giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. C'è anche Francesco e sarà qui fra a momenti ai microfoni della radio. Bene, dopo che sono mancato praticamente la volta scorsa, ciò che mi preme più che altro dire in questa trasmissione è ricordare quello che è l'appuntamento per sabato 25 marzo. Per favore essere tutti presenti entro le ore 17 presso il Bosco Sacro di Jesolo per il rito dell'equinozio di primavera. Il rito dell'equinozio di primavera è il rito praticamente della nascita ed è, visto che questa primavera sta anche facendo fatica ad arrivare, fatica un po' ad esplodere, e probabilmente sta aspettando che portiamo a termine il rito dell'equinozio di primavera. E il rito della nascita è il rito con cui vengono in essere gli esseri, manifestano le loro idee ed è una nascita di tutti i giorni perché ogni giorno è un'alba, è un eos, è una primavera tutte le mattine ed è primavera ogni volta che noi cambiamo marcia, ogni volta che noi stringiamo i denti e i pugni per affrontare le contraddizioni della vita. Ed è una primavera e una nascita ogni volta che c'è una nuova vita, una nuova coscienza o un nuovo cammino da percorrere. E questo praticamente è ciò che si celebra col rito della primavera, cioè praticamente prendere la forza dal mondo per continuare il cammino e per iniziare sempre nuovi cammini e sempre nuove strategie di vita. Il rito ormai è abbastanza semplice, ve l'ho già spiegato, magari nella trasmissione di questa sera ve ne illustrerò anche alcuni passi più importanti. In pratica c'è l'accensione di tutte le candeline tutte attorno al luogo del rito, che è l'illuminazione di ogni nascita, l'illuminazione di ogni coscienza. C'è l'evocazione delle potenze nei quattro angoli del mondo, c'è l'accensione del fuoco, c'è la musica forte dei curetti, i curetti che suonano i loro tamburi per far sapere a Cronos che è nato un nuovo potere che lo può defenestrare. E questo succede ogni volta che noi manifestiamo la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, perché ciò che era prima viene defenestrato da ciò che è nuovo. E c'è la scelta dei lettori degli inni, ci sono gli inni da leggere, c'è la divisione del fuoco, c'è il passaggio in mezzo al fuoco e poi c'è il giro del ringraziamento. Qualcuno ha detto di non portare il sale, Francesco, perché il sale lo procura lui. No, è perfetto. Porterò su. Un sacco di vino. No, ci vuole il sale giusto, e Però pensando la ritualità ci vorrebbe sale integrale, così. cioè, no, ma lui ha il sale giusto che è quello che serve per il rito. Secondo alcuni manuali di magia serve solo il sale integrale, praticamente quello adatto per questi riti di purificazione. Io ho una concezione un attimino più selvaggia, che è sempre la volontà del magista, del mago, che riesce a cambiare le cose, cioè nel senso che le cose hanno un loro potere, ma se non entrano in contatto con la persona, con l'uomo che agisce, queste cose agiscono in maniera limitata, perché proprio sono cose che hanno la loro anima, che non hanno l'aspetto dinamico della nostra esistenza. Perciò è sempre importante chi è che pratica le cose, chi le fa e come le utilizza, anche proprio perché, tra l'altro, la capacità del volo è quella che innesca e risveglia e potenzia anche l'anima dormiente nelle cose molte volte. E sai quante cose sono lì sacre, sono abbandonate, sono trascurate, e soltanto perché non c'è lo sguardo giusto per osservarle, queste cose appunto dormono. Si dice sempre che la divinità dorme nella pietra. E l'uomo appunto che è vivo, che è continuamente stimolato, che è continuamente in armonia, perché non mi sento. Ah sì, Sì, c'è, sì. sì. E sempre in armonia con il mondo, che può No. essere. Vai, vai. Sì, che è in armonia. Vabbè, No, no, scusate. ti hanno detto che avevi i microfoni bassi, Francesco. Sì? C'erano i microfoni bassi. Grazie. C'era un microfono basso, difatti, già uno dei nostri elitisti. Forse cambia il microfono, forse è meglio, Prova sai. a cambiare il microfono. Sì. Sentiamo adesso. Come Perfetto. vai? Vabbè, purtroppo qua Radiogamma 5, con i mezzi che si ritrova, deve No, sopravvivere. sì, probabilmente era solo spento. No, strano perché era anche aperto, vabbè. Io dicevo appunto che noi viviamo, siamo
sempre in armonia con le cose, siamo in sintonia, siamo appunto in capacità di percezione, e perciò avendo questa possibilità di essere attenti a molti fenomeni, a molte dimensioni, gli elementi che vengono utilizzati possono avere una funzione anche, diciamo, secondaria, proprio perché vengono caricati con l'energia dell'uomo. Anche perché poi l'equinozio di primavera, come tutti gli equinozi solstizi, rientrano sempre nel concetto del tempo circolare e non del tempo lineare, che era caratteristica dei monoteismi. Cioè, nel solo monoteismo esiste la creazione e la distruzione del mondo, tutto quello che è in mezzo è soltanto un avvento, una preparazione alla fine del mondo. Nel politeismo questo non esiste, esiste sempre la possibilità che le cose sono all'interno di un mondo, si trasformano, ritornano, ci sono e non vengono cancellate. Perciò anche il fare il rito una volta con delle cose che non possono essere canoniche, diciamo, non significa niente, perché c'è sempre la capacità di poter rimediare. Cioè, di poter... ciò che è importante è l'intento dei partecipanti al rito, cioè questa è l'unica cosa effettivamente importante, insomma. Dopo il resto è forma con cui si rappresenta l'intento dei soggetti che partecipano al rito. Francesco, allora questo è l'appuntamento per sabato 25, hai qualche altro appuntamento? Sì, io devo ricordare tutta una serie di impegni, ricordo appunto i più importanti, i più significativi, i più interessanti, quelli che hanno maggiore affinità con la trasmissione. Allora, appunto, a parte sabato 25 marzo alle ore 17 al Bosco Sacro della Federazione Pagana di Jesolo, e rito del equinozio di primavera, c'è una conferenza di una persona, di un autore che sicuramente molti ascoltatori appunto conoscono, ricordano, hanno ben presente, che è l'amico Federico Moro. Federico Moro ha scritto una trilogia sugli antichi eventi, a parte appunto anche altri romanzi, altri racconti, altri studi, però quelli che appunto non ci interessa è più la tematica relativa appunto agli antichi eventi. Ha già scritto un romanzo appunto che era La voce della Dea, che era dedicata al sacerdote della Dea Reithia. Ha scritto un secondo romanzo di questa trilogia che si chiama La custodia dei misteri. Questo libro verrà presentato dall'autore stesso venerdì 31 marzo alle ore 21 alla biblioteca comunale di Tiene, perciò appunto ci sarà occasione di sentire di nuovo l'autore, ci sarà la possibilità di conoscere nuove ricerche, nuovi studi, nuove tematiche che l'autore ha sviluppato nel tempo sugli antichi veneti, e poi conoscendo appunto Federico Moro sarà sempre un autore molto attento e molto preciso e molto stimolante per quanto riguarda l'attualità degli antichi veneti. Ci sono poi altri due incontri che avvengono nel mese di aprile. Esattamente il 13 di aprile, giovedì alle ore 21, a Mestre, presso il Pub 68, in via San Donà 68, a Mestre, ci sarà il MUT Veneto dei Pagani, dei Wiccan, dei Politeisti. Sapete appunto che questo è un MUT che per motivi logistici, pratici, di varie cose, è un po' itinerante, nel senso che ne è stato fatto uno a Mestre, poi alcuni a Montegrotto, adesso per motivi di vicinanza con gli amici friulani viene fatto a Mestre, in maniera da poter favorire anche la partecipazione di numerosi amici che scendono giù dal Friuli per partecipare a questo incontro. Il MUT non è una cosa formale, ma è una cosa informale, in cui molti pagani si incontrano anche per la prima volta e hanno la possibilità di discutere, di conoscersi, di dibattere, di creare amicizie, di sviluppare le conoscenze che hanno in cerca il paganesimo, il politeismo, la vicca. L'appuntamento allora è giovedì 13 aprile alle ore 21 presso il Pub 68 in via San Donà 68 a Mestre. Logicamente su internet trovate il mio numero telefonico, perché gli amici che moderano il mutto non hanno un numero pubblico, e poi ci daremo anche le coordinate sul come arrivarci, a parte che chi usa viamichelin.com troverà facilmente il luogo di incontro. Poi c'è una data ormai tradizionale, che è il 14 di aprile, venerdì santo per i cristiani, che è la cena del musso. Sapete che noi da moltissimi anni, diciamo che la festa della cena del musso partì nel 1993, quando un nostro amico Bruno morì, e per ricordarlo decidemmo di ogni volta di organizzare il venerdì santo, per motivi proprio pratici, per motivi anche, diciamo, contingenti. Infatti questa idea della cena del musso sorse ancora quando era in vita, nell'ultima della sua vita, per una serie di discussioni su cosa si poteva mangiare il venerdì santo da parte di vari ristoranti, e capimmo che ci dissero che il venerdì santo non si mangiava carne. Fatalità, noi insistemmo, nel ristorante dissero che avevano solo carne di musso, al che noi, pensando che nel Palatino fu trovato nel 1800 una raffigurazione di Cristo con la testa d'asino, con scritto che il tal tipo adorava il suo Dio, decidemmo di mangiare musso. Si aggiunge poi una cosa, che il discorso del musso è molto importante, perché già lo stesso, dallo scorso anno abbiamo adottato la presentazione fatta
di Nietzsche alle persone che dico vi vedo persone risanate, guarite e per liberarvi dall'incrostazione dei cristiani avete bisogno di una festa asinina, e poi abbiamo scoperto che già Ovidio nei Fasti parlava di un sacrificio fatto a Priapo di un asino, e difatti quest'anno nel testo di partecipazione ci sarà una raffigurazione presa dalla Ieropomia Porfili che guarda appunto questo sacrificio che fu pubblicato nel 1600 esattamente a Venezia, e che sia appunto questa raffigurazione di un asino al Priapo, e sarà l'attestato di partecipazione della cena del musso di venerdì 14 aprile, il venerdì santo per i cristiani. Questi appunto erano gli appuntamenti. Poi non so se Claudio per il mese di aprile vorrà inserire anche una conferenza, ma vedo che il calendario è già abbastanza zeppo, insomma era... No. Non inserisco altro. Bene, davvero. Questi sono gli appuntamenti, casomai verranno ricordati, ripetuti. Niente, io l'unica cosa che devo dire è che sono arrivate le prime informazioni, che devono chiaramente essere tradotte, sono arrivate ieri sera, dal WCER, il congresso che c'è stato in India, dei gruppi WCER. Naturalmente non siamo andati perché non abbiamo molta familiarità con l'India, cioè esistono anche altre condizioni chiaramente. L'unica cosa che posso dirvi è che il prossimo congresso del WCER si terrà il prossimo anno, non so ancora quando, a date da fissare, in Lettonia. Per cui saranno gli amici lettoni che organizzeranno il congresso del WCER. Vabbè, staremo... E il punto logistico qua più vicino, cioè è vicino insomma, ormai sono voli frequentissimi con la Lituania, insomma. No, Lettonia. Sì, però vabbè, Lettonia e Lituania non sono dei grandi paesi. Non sono dei grandi, staremo a vedere. Cioè, se, anche se riusciremo ad andare, chiaramente è un impegno non indifferente, però tutto sommato fa piacere, anche se torno a ripetere quello che è stato in Grecia due anni fa è quasi irripetibile, insomma, cioè, anche Anversa è stato un congresso, però era diverso anche il clima, ma anche la mentalità con cui gli Asatru hanno organizzato il congresso era diversa dalla mentalità con cui l'hanno organizzato i greci. Cioè, i greci sono più sulle nostre, diciamo così, sulla nostra linea dal punto di vista della riaffermazione del paganesimo, per cui anche loro sono disposti a esplodere da tutte le parti, a manifestare, a andare da chiunque, parlare con chiunque, cioè non hanno nessuna problematica, mentre invece gli Asatru vedevi che soffrivano un po' di sindrome da, non dico da persecuzione che non è corretto, ma diciamo così da attenzione per quello che si dice, per quello che si fa, no? E questo era dovuto probabilmente proprio al fatto di essere Asatru, che era strano perché ti dico, uno degli Asatru è anche deputato nel Parlamento belga, per cui non è che sia che ci siano dei problemi, però probabilmente o per i loro interni o per questioni diverse erano un po', diciamo così, erano un po' più guardinghi, diciamo questo termine che non è corretto, mentre invece i greci sprezzavano da tutte le parti, insomma, cioè non interessava niente, cioè gli Asatru per esempio si facevano un po' di riguardo a chiamare la stampa, i greci invece hanno invitato il telegiornale, hanno invitato i giornalisti, hanno aperto, filmati, prime pagine dei giornali, prima pagina del telegiornale della sera, mentre invece ci sono due modi diversi, diciamo così, due approcci diversi di affrontare le cose, ecco. D'altronde ognuno vive le proprie contraddizioni che ha vissuto anche storicamente, e naturalmente c'è un processo di trasformazione all'interno di tutto il paganesimo europeo, e come sempre siamo sempre in una primavera, no? Nel senso che ci sono sempre degli inizi da portare avanti, no? Perché bene o male le persone iniziano con le loro forze, poi per il fatto che arrivano delle altre persone queste forze si modificano anche il loro impatto con la società. Per cui ci sono dei cambiamenti continui, anche perché la cosa più difficile che ho visto è far capire cosa significa essere pagani, cioè è difficilissimo, cioè, ed è difficilissimo non tanto perché sia difficile far capire che cos'è il paganesimo,
perché le persone non, nei vari paesi non, non hanno idea che possa esistere il paganesimo, cioè che possa esistere una filosofia diversa da un monoteismo, che possa esistere un sentire diverso, no? E per cui quando gli dici alcune cose, nella, la loro mente comincia a lavorare, cominciano a proiettare tutta una serie di fantasie che hanno, no? Magari i racconti che gli hanno fatti i cattolici dei pagani, per cui tutte cose abbastanza, e c'è un, questo cambiamento di mentalità sta avvenendo in maniera estremamente potente in tutto l'Occidente, anche perché i livelli di impatto del paganesimo sulla struttura sociale sta crescendo esponenzialmente di anno in anno, cioè praticamente ogni anno diventa sempre più importante l'attività dei vari pagani, anche perché bene o male nella società in cui viviamo il paganesimo rappresenta una novità anche dal punto di vista delle modalità con cui affrontare la società civile, cioè venute a finire quelle che erano le ideologie del 1800, del 1900, la prima parte del 1900, esiste un vuoto ideologico, che non è un vuoto ideologico nel senso di beh, finalmente non c'è più le ideologie, no, manca la strategia all'interno della quale gli uomini possono affrontare e organizzare la loro vita, e questo vuoto si sta sentendo in maniera pesantissima, per cui la nascita del paganesimo sta effettivamente dando quegli strumenti, quei contributi alle società umane che altrimenti le società umane non avrebbero. Ed è una crescita che è grande, veramente forte. Sì, beh, sai, ci sarebbe anche da dire una cosa che è molto importante. Cioè, tu dici che esiste proprio una differenza, ed effettivamente esiste, tra la concezione, tra una concezione pagana del sud del Mediterraneo e una concezione pagana del nord. Cioè, non è per fare dei contrasti, delle separazioni, però il concetto di cittadino, di società, di Stato, di comunicazione, per quanto poco, si è sviluppato a moltissimi paesi come la Grecia e come chiamavano l'impero romano. Queste sono state sempre società che hanno avuto sempre un riferimento continuo al fatto che le persone fossero informate. Se noi ricordiamo nella nostra cultura il concetto di esempio di agorà o di spazi politici, di manifestazioni collettive, effettivamente quelli che li hanno codificati, quelli che li hanno portati avanti, quelli che li hanno fatti emergere, quelli che li hanno mantenuti, che li hanno codificati in tutte le maniere, sono state, diciamo, le civiltà del Mediterraneo per eccellenza. E per questo sicuramente i pagani hanno, del sud hanno più questa attenzione per l'aspetto pubblico, per l'aspetto delle informazioni, della società, delle notizie, cosa che il paganesimo nordico non ha mai sviluppato, proprio perché non si sono creati società che avessero di grandi estensioni, perché se, come diceva Mascioni, noi vogliamo vivere nella modernità e dobbiamo cercare un modello su cui reggere una società, il modello primo che ci viene in mente, al di là delle società ideali che ci possono essere, o delle società che ci possono piacere, o che possono essere belle, ma che sono società limitate, come ad esempio quella dei Peli Rossi, l'unico modello che noi possiamo prendere è il modello greco, o il modello romano. Infatti. E di conseguenza, se uno entra nel concetto, nell'orientamento, nel flusso della società, la comunicazione è basilare. D'altronde, quante divinità di transattività della comunicazione, che portano informazioni, che trasmettono, che parlano tra loro, perché ad esempio noi abbiamo nella mitologia nordica molto frequente il concetto di scontro tra divinità, il famoso Ragnarok, l'assalto al Valhalla, il Bifrost che verrà assalito, cose che ad esempio nei paganesimi, nelle regioni mediterranee, questo scontro è più attutito. Anche quando c'è scontro Prometeo con Prometeo, cioè non viene annientato, c'è un qualcosa che riesce a trovare un equilibrio. Tutte le divinità negli scontri che c'è nella regione, chiamiamola greca, però possiamo parlare anche babilonese, anche in altre, cioè quella che è l'area itita, l'area, cioè, non solo non c'è mai l'annientamento dell'altro, ma è effettivamente simbolico, cioè c'è Prometeo che ruba il fuoco degli dèi, è in un eterno presente, cioè in ogni istante il Prometeo ruba il fuoco agli dèi, e gli dèi in ogni istante cercano di punire Prometeo, cioè è quello che è, non è un avvenimento fisso nello spazio e nel tempo, capisci? È un'indicazione ideologico-dottrinale che serve agli uomini, cioè praticamente gli uomini in ogni istante devono rubare il fuoco, guai se cessano per un istante di rubare il fuoco. Ciò che invece non c'è dal monoteismo in poi, cioè il monoteismo
monoteismo invece fissa tutto nel tempo, no? Cioè Dio che ha creato il mondo e la creazione è fissata nel tempo. Per cui non solo non esiste un annientamento, ma esistono miti posteriori in cui Zeus stesso riabilita Prometeo, sì, capisci? Cioè attraverso Ercole, perché non si può fare a meno. Questo è il... Sì, anche perché non viene annientato, non viene certo condannato a morte, viene riciclato, ma d'altronde sono partiti con l'equinozio primavera dicendo che rientra nel concetto del tempo ciclico e non del tempo lineare, e già qui abbiamo una distinzione fondamentale tra paganesimo e monoteismo, insomma, cioè nel senso che le cose non sono il giudizio universale, la condanna, la pena assoluta, il peccato che non può essere cancellato appartiene al monoteismo, la marchiatura del peccato originale appartiene... potrà essere cancellato solo con la fine dei tempi. C'è una cosa in Apollo d'Oro che mi ha colpito, no? Appena ho finito di leggere i miti di Apollo d'Oro, in cui Era sorprende Zeus con una delle varie, in una delle sue varie peripezie, no? E Zeus dice ad Era che non era vero che lui aveva rapporti con questo personaggio, non mi ricordo qual è il nome, no? E aggiunge Apollo d'Oro subito sotto, ed è per questo che gli dèi non considerano mai male quelle che sono le menzogne per amore. Che, cioè, tanto per avere un'idea, sì, no, di ciò che è male, di ciò che è negativo. In fondo le bugie per amore sono bugie ammesse adesso, ma provate a farlo nel monoteismo 100 anni fa, 50 anni fa. Sì, ma può essere il concetto di bugia... rientra sempre nel concetto di una verità statica, fissata, e che di conseguenza non qualcuno può dire che tu hai detto il vero o il falso, ma è sempre un giudice esterno a te, cioè tu dovresti lavorare per la verità, essere succubi della verità, e questa verità tu non la detieni, c'è qualcuno che ti illumina, qualcuno che te la propone, qualcuno che la codifica. Ma questo è un concetto veramente assurdo di verità, proprio perché noi vediamo in ogni momento che questa verità non si manifesta mai. Esiste sempre il discorso del caotico, del discorso che fatto in una certa maniera può essere positivo, in un altro contesto può essere negativo. Perciò c'è sempre nel paganesimo o nell'antica società l'attenzione per il momento in cui si vive nella circostanza, cioè la norma non è rigida, perché cioè, il letteralismo appartiene chiaramente al monoteismo. Noi lo ricordiamo sempre, il letteralismo appunto di Abramo e Isacco: Dio disse uccidi tuo figlio, lui parte e va e lo uccide, e di conseguenza questo è un dato fondamentale. Nel paganesimo, nell'antica società, questo non esisteva. Ricordiamo sempre, proprio perché è un metro di misura, che quando Venere chiede a Re Numa un sacrificio umano, lui gioca sul termine delle parole e gli offre delle teste di cipolla. Sì, gli chiede delle teste umane, lui gli dà delle teste di cipolla. Giocando sul termine latino teste. E la divinità non si arrabbia per questo gioco, anzi approva l'intelligenza, l'astuzia e la furbizia della persona, perché il letteralismo è sempre un concetto che porta alla verità, che porta al dominio, e un qualcuno che lo detiene è un qualcuno che ti può giudicare. Attorno al monoteismo è sempre fatto sul giudizio dei tuoi meriti e dei tuoi demeriti. La divinità non poteva non approvare Numa, perché se avesse tagliato delle teste umane avrebbe significato che lui, pur di avere il potere, era disposto a sacrificare la sua stessa specie, per cui non poteva far altro che glorificare Numa anziché condannarlo, cioè ciò che non sarebbe successo per i cristiani che sacrificano la propria specie per qualcos'altro. Va bene, detto questo, cosa abbiamo in notizie stampa? Ne ho 200. Dove comincio, Francesco? Da Padre Fedele. La suora era inattendibile, dopo diventa inattendibile e il fedele resta in galera agli arresti. Sì, ma anche perché il giudice ha chiesto la conferma degli arresti, nel senso che non è che è stato rilasciato. Infatti. È rimasto lì. Poi c'è la storia di una suora trovata coltellata in convento, una suora etiope di 39 anni. Morta con la giugulare recisa da un coltello nella cucina del convento delle Francescane Missionarie di Cristo in via Terni a Roma. Non era un sacrificio satanico, no? Non era era un sacrificio umano, ma era sacrificato al suo Dio. C'è anche sempre quella storia di quella suora rumena che gli hanno fatto esorcista, l'hanno ammazzata. Sì, ma con una notizia che è abbastanza sconvolgente, che fosse successo, prendiamo un fatto locale, che trovano un gatto dei gatti morti a Vicenza e subito parte la gran cassa, scritte sataniche messe nere, e cosa hanno trovato? Ha trovato un gatto morto,
Sì, questo a Vicenza. A Vicenza. E una suora. Invece a Camponogara, notizia dell'altro giorno, se non vado errato, non ce l'ho come rassegna stampa perché gli ultimi due giorni non li ho tagliati i giornali. Ci sono delle notizie abbastanza interessanti, oltretutto, che però non ho avuto tempo. E a Camponogara qualcuno ha fatto scritte 666 sulla porta della chiesa. Camponogara deve essere. Adesso non vorrei sbagliarmi col paese, chiedo venia, comunque è un paese del veneziano in ogni caso, hanno fatto le scritte 666 sulle porte, dopodiché hanno scoperto, prima l'allarme, poi hanno scoperto che erano ragazzini. Sì, beh, come è il caso di una statua della Madonna scomparsa nel Vicentino, che poi è venuto fuori che era una devota che se l'era portata a casa per pregare meglio. Ah, ecco, allora, succede anche a una mia vicina in montagna, quando stava molto male, dopo è morto, poveraccia, che aveva le Madonna a casa, andavano tutti a pregare. Sì, sì, no, ma questi qua avevo preso da un capitello e sicuramente, meno male che hanno trovato chi era responsabile, se no parlavano di chissà quali messe nere, di chissà quali vilipendi alla religione, di chissà cosa di terrificante. E questa appunto è una caratteristica. Poi questa suora appunto che muore in maniera così strana, così ambigua, in un posto del genere, è una notizia che non ha avuto grande clamore, non ha avuto spazio. Un filetto, sì? Appunto, tre righe in tutto. Vescovo bacchetta le maschere, Monsignor Zenti, contesta i carri di carnevale in quaresima, sfregiano il volto austero del momento. Cioè, farsi i fatti suoi no, bisogna imporlo anche agli altri. Cioè, a me sta bene che i cristiani digiunino, si fustigano, facciano astinenza sessuale, cioè, sono affari loro, cioè non... però chi la impongono agli altri, questo mi dà qualche fastidio. Sarà questione di concetti, non so, o di norme civili, del vivere civile, insomma. Sì, no, ecco, in questo senso io vorrei dare una notizia. Molte volte si parla appunto del discorso dell'integralismo, della teocrazia, ma se voi pensate che negli Stati Uniti, e la notizia è stata ripresa dal Corriere della Sera del 21 marzo 2006, martedì, polemiche, un ex ideologo repubblicano attacca le scelte politiche di Bush, se gli Stati Uniti diventano una teocrazia, cioè nel senso che già persone non certo di provenienza, chiamiamole così, alternativa, ma che venivano dal Partito Repubblicano che ha espresso Bush, comincia a prendersi qualche spavento, qualche preoccupazione per il fatto che gli Stati Uniti stiano diventando una teocrazia, identica precisa all'Arabia Saudita, identica precisa appunto all'Iran. Sì, no, si aggiunge un'altra notizia, che sempre questo fondamentalismo religioso ha lanciato una crociata contro la scienza, e che questa sia una crociata bella e buona contro la scienza è la denuncia ufficiale fatta lo scorso anno da 60 scienziati, tra cui 20 premi Nobel. Se 20 premi Nobel negli Stati Uniti possono parlare di crociata religiosa contro la scienza, pensiamo qual è la condizione religiosa del nostro Occidente contro un presunto orientalismo fondamentalista islamico. Cioè negli Stati Uniti 20 premi Nobel hanno messo una dichiarazione che si sta assistendo negli Stati Uniti a una crociata religiosa cristiana contro la scienza. E vi ricordo che quei tre persone liberate che erano state sequestrate in Iraq facevano parte di una forza militare, cioè erano cristiani che andavano a fare proselitismo all'interno dell'Iraq, cioè le guerre si combattono sia con le bombe sia costringendo le persone a cambiare religione. Ora io non discuto su quello che è successo, però vi ricordo solo che i missionari vengono usati sia dopo che sono arrivati i bombardieri e le bombe, sia prima per giustificare le bombe, e la storia questa lo ha sempre dimostrato. Vedi per esempio l'uso dei missionari in Cina, tanto per essere in tutto il mondo anche. Sì, in tutto il mondo, vabbè, ma ci sono quegli episodi che magari conosco un po' meglio, capito? E pertanto questi sono stati dipinti come dei volontari, come degli umanitari. In realtà questi stavano facendo la più feroce delle guerre contro chi non si può difendere, cioè contro delle persone debilitate dalla guerra, debilitate dagli scontri a fuoco. Cioè io
non mi metto in mezzo a quello che è la gestione degli stati, perché ho detto che come pagani noi rispettiamo tutte le regole che vengono imposte da ogni stato. Certo, abbiamo un modo di criticarle, ma le rispettiamo tutte. E se purtroppo degli stati costruiscono delle situazioni di merda, delle situazioni conflittuali, all'interno di quelle situazioni conflittuali noi come pagani dobbiamo imparare a muoversi, cioè questa è l'oggettività in cui purtroppo viviamo. Non abbiamo il potere di determinare quello che noi vorremmo e dobbiamo di questo prenderne atto, però ciò non significa che all'interno di tutto questo non abbiamo la nostra visione, non vediamo le cose che dobbiamo vedere, insomma. Beh, dato noi sai che esista una volontà di dominio teocratico anche in Italia, lo vediamo dalle dichiarazioni di Ruini, del cardinale Ruini, della CEI. Tutti i politici, a parte qualche dissidente timoroso, hanno approvato, ma Ruini non ha espresso soltanto una valutazione così pastorale, ha attaccato anche dei consigli regionali, che mi risulta che questi consigli regionali, al di là dell'appartenenza politica, che a me non me ne frega niente, per quanto poco hanno avuto dei voti, hanno avuto una maggioranza, cosa che lui non ha avuto, cioè sono state delle elezioni a cui tutti i liberi potevano partecipare, qui c'erano delle liste di vario orientamento e i cittadini hanno scelto di eleggere certi rappresentanti, hanno eletto questi rappresentanti perché facessero certe leggi e loro in base al mandato hanno fatto queste leggi. Il cardinale Ruini, stato teocratico e fondamentalista, arriva a dire che questi cittadini non possono esprimere una classe politica che vada nella direzione delle loro richieste. Sì, che poi dico, se il cardinale Ruini dice ai cristiani, i cristiani non possono fare i pax o non possono fare l'eutanasia, sì. Io non ho niente, cioè, io anche se critico a Ruini, io non ho niente contro i cristiani che non vogliono fare il pax o che non vogliono fare l'eutanasia, cioè è un problema loro, cioè ognuno ha il diritto anche di fare quello che vuole del proprio corpo, ma il fatto che venga imposto alla società civile cosa la società civile deve o non deve fare, specialmente a chi non è cristiano, e questo è un atto di eversione dell'ordine costituito, è un atto eversivo, anche perché se è vero che il cardinale Ruini può dire ma io lo faccio come cardinale della Chiesa Cattolica, è altrettanto vero che c'è la stampa che ne diffonde le notizie non come cardinale della Chiesa Cattolica per i cattolici, ma lo diffonde come direttiva generale e i politici lo hanno assunto come direttiva generale pur sottolineando che lui ha il diritto alle sue opinioni, ma non si tratta di opinioni in questo caso, si tratta di indicazioni che vengono date a una struttura mafiosa che agisce all'interno del tessuto sociale per imporre un certo orientamento, che è cosa diversa dal manifestare delle opinioni. Perché quando negli ospedali o nei centri di, per l'aborto interviene gli uomini di Ruini, gli uomini del Vaticano, non è più semplicemente una questione di opinioni, ma è una questione di azioni per impedire che avvenga la libertà di aborto. E sì, questo abbiamo visto a Treviso in maniera pesantissima. Sì, anche perché ricordiamo che Cardinale Ruini non ha detto che non si rivolgeva ai cristiani, lui ha detto che non approvava che certi, ha detto testuale, che certi consigli regionali facessero queste leggi e che queste leggi potessero arrivare in Parlamento. Bene, dato per scontato che il Parlamento mi sembra che avrà eletto il 9 di aprile, e se nel 9 aprile usciranno dei politici che faranno certe leggi, cosa farà? Non farà una crociata contro il Parlamento che farà le leggi sul Pax o per le coppie di fatto, o che farà una riforma della legge sulla fecondazione assistita? Attenzione Francesco, perché per quanto riguarda ciò che farà o ciò che non farà la Chiesa Cattolica, lo sappiamo esattamente. Sì, noi lo sappiamo, cioè, è una domanda retorica. Anche perché le cose stanno venendo in Spagna. Io qui ho un ritaglio della Repubblica del 18 marzo 2006, qualche giorno fa. Spagna, una radio killer imbarazza i vescovi. Polemiche per gli attacchi politici dell'emittente cattolica. Ce n'è per tutti, Zapatero, gli immigrati, gli omosessuali e perfino la monarchia. Candena Cope, la radio ufficiale della Conferenza Episcopale Spagnola, ha abbandonato i canoni tradizionali della moderazione per scegliere la via del killeraggio politico, mettendo sempre più in imbarazzo la stessa gerarchia ecclesiastica. Pietra dello scandalo è il conduttore del programma di punta dell'emittente Federico Jamez Lo Santo, un ex maoista convertitosi all'estrema destra. Fate un po' voi. Ogni giorno una polemica, ogni settimana uno scandalo, tutto infarcito, non scandali perché lui scopre gli scandali, ma perché lui insulta le persone.
Infargiti e tutto infargito sempre i pesanti insulti agli avversari politici sui quali i vescovi continuano ancora a sorvolare, perché l'irruenza del giornalista viene premiata con un incremento dell'audience. Ma proprio all'audience si riferisce l'ultimo caso che ha al centro la COPE, esploso nei giorni scorsi. La EGM, società che si occupa di misurare l'ascolto delle emittenti radiofoniche, ha scoperto che la radio dei vescovi ha infiltrato alcuni falsi intervistatori per modificare a proprio beneficio i dati di ascolto e avere più soldi di pubblicità. Lui, sappiamo esattamente cosa succederà se per caso vengono assunte delle norme che non piacciono ai vescovi. Ma sai, io giovedì scorso sono andato qui vicino, un partito qui vicino, e guardo, passo vicino alla fermata dell'autobus e trovo un effetto scritto in inglese di un gruppo fondamentalista cristiano che si ritrova a Padova, con un bel titolo, crociata, crociata. Questo non avviene in Iran, avviene in Italia, neanche negli Stati Uniti, e c'è qualcuno che si definisce cristiano, servo del Signore, devoto del Signore, che va in giro ad attaccare manifesti in cui si invita alla crociata. E vabbè, le crociate cosa sono? Delle partite a scacchi, delle partite di calcetto, degli incontri amichevoli, giocare a 3-7? Fare trasmissioni, a leggere un po' cosa sono le crociate, no? Sì, ecco, questo manifesto era affisso a Campo d'Arsico, in centro a Campo d'Arsico. Logicamente tutti hanno trovato normale che dei cristiani, va bene, era scritto in inglese, va bene, io non sono un grande parlatore di inglese, però qualche parola che riesco a capirlo, e quando si mette bello in rosso, bello in grande, scritto crociata, si parla di una cosa ben specifica, non si dice ci troviamo per fare 4 normalità 3-7, si dice chiaramente un certo valore, e questi si firmavano cristiani, e che vuol dire che anche chi propone, andiamo oltre, che l'immigrazione fatta in Italia sia immigrazione prevalente da paesi cristiani, sta forse arruolando le truppe per la nuova crociata? Io la metto, sì. O no? Sì, beh. No, ma la cosa più assurda, no? Cosa assurda, io ho mandato anche un messaggio in gruppo paganesimo in internet, è che da un lato sembrerebbe, perché il gioco è molto sottile, sembrerebbe che alcuni vescovi, alcuni cardinali siano favorevoli all'insegnamento del Corano agli immigrati musulmani in Italia, però nello stesso tempo chiedono come contropartita che nei paesi musulmani si possa insegnare il Vangelo. Allora, attenzione, non è che insegnano il Corano ai ragazzi cristiani, ai ragazzi italiani, ma insegnano il Corano ai musulmani immigrati, e nel contempo vogliono l'apertura dei mercati, chiamiamo così perché a sto punto non c'è altro operativo, dei mercati musulmani per convertire i musulmani al cristianesimo. Chiaramente questo è un po' una presa in giro, no? Cioè, è chiaramente una presa in giro da parte di alcuni vescovi che non si è capito bene dove stanno andando parando, e nello stesso tempo abbiamo una levata degli scudi di qua e di là. Ora, diciamocelo chiaro, in un paese occidentale come l'Italia, come la Francia, come la Spagna, come l'Inghilterra, potete insegnare tranquillamente, far studiare il Corano a milioni di ragazzi e nessun ragazzo si convertirà e diventerà musulmano. Tranquillamente questo. Beh, a meno che non sia stato all'interno degli oratori ben impressato. Ma comunque, in linea di massima, diciamo che praticamente nessuno. Il problema grosso dove è che sorge? Sorge perché il Vangelo può essere invece, al contrario, imposto nei paesi Islam. Perché? Perché i paesi Islam non hanno ancora avuto il loro momento illuminista. Cioè non hanno ancora fatto il passaggio dall'integralismo al diciamo così dall'integralismo dogmatico dell'Islam alla modificazione delle leggi, modificazione della struttura giuridica, ed è un passaggio che fatalità sta avvenendo esattamente in questo periodo.
Cioè, in questo periodo l'Islam sta uscendo, con tutte le contraddizioni possibili e immaginabili, da quello che è il, la Sharia, la legge coranica, la legge islamica, per tentare di darsi delle leggi che sono nazionali diverse. Chiaramente questo comporta dei casini terribili. In un certo paese ci si riesce di più, in un altro di meno, in Marocco ci sono alcune cose, in Turchia ce ne sono delle altre ancora ce ne sono in Iran. Cioè esiste comunque tutta questa fibrillazione che è il movimento in corso. E mettersi le mani in questo momento su questo movimento per i cristiani sarebbe una grossa fortuna. Il problema è che gli altri non sono non sono così fessi, anche perché non hanno studiato nelle scuole coraniche i governanti dei paesi, hanno studiato nelle scuole occidentali e un po' di storia la conoscono, non sono proprio idioti del tutto. Vabbè, che ci sono anche degli interessi, ma insomma, non esageriamo. Ma sai, se noi prendiamo la notizia Corriere della Sera 17 marzo 2006, Ratzinger dice: cristiani, ebrei e musulmani insieme per la pace e il rispetto. Sì. Ebraismo, cristianesimo e islam credono in un unico Dio, creatore del cielo e della terra. Tutte e tre le religioni monoteistiche sono chiamate a collaborare. Su cosa collaborare? Poi non possiamo immaginarlo. Beh, devo far fuori Francesco. Dice: il rispetto dei simboli, è un'altra frase appunto del messaggio di Ratzinger, sì. Dice: questo è soprattutto importante oggi, quando particolare attenzione deve essere data a insegnare il rispetto per Dio, le religioni e i loro simboli. Esatto, cioè, questo è importante, mette in ginocchio le persone, cioè, noi ci facciamo guerra fra di noi, no? Cioè, ci conteniamo in gregge, però quelli che non vogliono stare nei greggi, dobbiamo essere uniti per combatterli. Infatti che la Chiesa anglicana abbia detto ieri o l'altro ieri, mi sembra, che in realtà la creazione della Bibbia sembra perdere dal punto di vista scientifico, cioè in effetti l'evoluzione è corretta, cioè quella Bibbia non è una teoria scientifica, è un trucco da fare. Sei un libro storico, dai. È un trucco. Questo l'ha detto la Chiesa anglicana. I cattolici stanno ancora facendo il triplo salto mortale con cadute in avanti e indietro. In Russia si sono messi a ridere quando è partito un processo per imporre l'insegnamento della creazione nelle scuole. Naturalmente appoggiato dagli ortodossi, appoggiato un po'. Cioè, abbiamo un momento nel mondo che è un momento pieno di casini, e i casini è come casini, cercano sempre di mettere le mani su quello che sono le libertà delle persone, perché alla fin fine è quello che si perde. Sì, beh, il fatto che vogliono sempre tenere il gregge unito è un dato effettivo. Il problema è che questo gregge appunto vorrebbe che anche gli altri entrassero in questo gregge, e se non vogliono entrare nel gregge almeno stanno nel recinto, che ci sia il buon pastore che li amministra. Per questo è il richiamo all'unità di tre monoteismi, anche perché io dico sempre che non esiste uno scontro concreto, immediato, fattibile tra i tre monoteismi, perché si sono resi conto che le persone non andrebbero da un monoteismo all'altro, ma andrebbero in una direzione ben diversa. Perciò i monoteisti sono stati molto attenti nel cercare di trovare un'intesa, e anche la recente visita appunto del rabbino d'Italia alla moschea di Roma è in questa direzione, cioè nel ricordare che al di là degli scontri poesi che possono avvenire in Medio Oriente, le regioni monoteistiche stanno correndo un pericolo di perdere questo gregge, di poter amministrare la società, e di conseguenza è giusto per loro il richiamo alla fedeltà e all'imposizione degli altri, dei loro principi, della loro follia. Ma bisogna anche capirli, perché quando Ratzinger dice a Mubarak stop allo scontro di civiltà, cosa sta dicendo? Fermo il mio esercito perché non converte i musulmani? O ferma tu, Mubarak, tu musulmano, il tuo esercito perché non converte i cristiani? Cioè, cosa sta dicendo in realtà? Dicendo stop allo scontro di civiltà. E non è ben chiaro la questione. Cioè, beh, che ci sia poi una volontà di controllo l'abbiamo in tutti quanti i sensi, perché l'abbiamo visto anche recentemente nella nostra cultura, quello che sta avvenendo dal punto di vista moralistico dell'imposizione della visione cristiana sulle cose. Io voglio aggiungere un fatterello che può sembrare divertente, ma che in realtà dimostra qual è l'andamento. Sapete che c'era una pubblicità delle patatine, e questa pubblicità delle patatine è stata tolta perché dice ipocrisia, perché offenderebbe le donne. Ma se noi andiamo a prendere la Bibbia
e i vari padri della Chiesa. Penso che il giudizio sulle donne sia ben più offensivo di usare il termine patatina. Ma io giovedì scorso non ho fatto tempo a parlarne, perché ne è uscita una nuova versione appunto del Casanova, che uscì in Italia negli anni 50, in cui si diceva appunto che la visione del Casanova in italiano fu molto censurata, proprio perché un personaggio che si chiamava Oscar Luigi Scalfaro la trovava offensiva della religione e della morale. Ma se noi aggiungiamo un altro fatto, che va in onda in uno spettacolo a questo degli Stati Uniti che si chiama Roma, su Antica Roma, sì, e i dirigenti della RAI dichiarano che hanno comprato la versione più casta, più soft, sì. Sì, più, ma questa versione più casta in realtà spaccare le denti facendo. Sì, no, ma sai perché il dirigente della RAI dice, fa, che prima di Cristo ci fu una vera e propria rivoluzione sessuale, e allora questo qui ha spinto appunto a comprare una versione più casta. Ma cosa dice Luciano Canfora di questo documentario, di questo telefilm? Divulgare errori è il peggio che si possa fare, è il più grande aiuto che si possa dare al conservatismo culturale e alla difesa di tipi passatisti dello studio degli antichi. Questo lo dice appunto uno studioso come Luciano Canfora. Dice chiaramente, cerca di camuffare, di nascondere e di dare un'immagine distorta e falsa dell'antichità, proprio perché si dice che c'era troppo sesso e si riducono tutti i personaggi, lui dice appunto Canfora, a una macchietta, e poi in Italia si va da una versione appunto la più soft possibile, dice nessuna censura della serie, scelta però l'edizione più casta. Qual è la direzione moralistica? È l'unica roba che resta, è stata truffa, insomma, dai. Sì. È come il gladiatore, no? Il regista ha dichiarato: io volevo solo fare un film di avventure, non volevo fare un film storico. Sì, però ti passa di quelle cose che non esistono. Dopo vai a dirgli alla gente che queste cose non esistono, sono delle bubole. Sì, no, perché l'hanno visto nei vari film. E perciò, come vedete, c'è appunto questa possibilità, come sempre, quello che. Io penso che se fosse scelto qualche film americano sulla passione di Cristo, si avrebbe fatto di tutto per cercare di esaltare questa figura criminale di Gesù Cristo. In realtà si è scelto, nel caso di chi non appartiene al monoteismo, di dare sempre una visione negativa e di porre il problema sul sesso. Allora, come vedete, la condizione televisiva non è molto cambiata, proprio perché i principi morali cristiani sono in chi dirige la RAI, in chi pensa che deve educare le persone, e di conseguenza serve sempre cercare di fare censure su queste cose, non sulle altre. D'altronde il discorso moralistico appartiene a tutti quanti i monoteismi chiedono sempre rinunce, sofferenze, e devono sempre essere considerati atti peccaminosi. Io volevo dire una cosetta, Francesco. Sì. Perché è vero che fanno sofferenze per le persone più deboli, ma non per le persone più forti. Vi ricordate la vicenda di Radio Vaticana?